saranno quindi tre figure, possiamo dire magari quali sono. Avremo Nettuno che esce dall'acqua, quindi come elemento, uno degli elementi della terra, acqua, quindi sarà una figura che sarà sviluppata dell'onda, quindi lui uscirà con Tritone in mano. Avremo poi Ares che esce quindi da fiamma, dal fuoco, sarà il soggetto in zucchero, e poi avremo l'elemento aria, quindi avremo Nike che volerà, sperando che purtroppo non volerà giusto Riccardo come Sabato, perché è volata in terra nel momento in cui è stata montata. Quindi il lavoro è ancora grande da fare, ci stiamo impegnando al massimo, ma vogliamo fare bene. L'obiettivo naturalmente è di andare, se ce la faremo, sul podio, e l'obiettivo è quello di passare un messaggio anche alla formazione, alla categoria in totale, perché vogliamo dare un'immagine di se vogliamo fare qualcosa lo facciamo. Questo è un po' basilare. Noi possiamo dire di aver lavorato in 16 persone a questo progetto, di cui noi 4. Abbiamo poi naturalmente la segreteria organizzativa Tempestri che ci dà una mano, che ha preparato e organizzato sia questa conferenza stampa, piuttosto che ha preparato il sito e collabora con un po' le informazioni da dare a ricevere su Lione. Abbiamo anche un'altra persona che ci ha preparato il sito, che trovate elencato anche nella vostra cartelletta. Abbiamo poi 4 apprendisti che si intercambiano, meglio, 2 ex apprendisti che sono rimasti a lavorare sul posto di lavoro per venire a vedere quanto facciamo e quindi di riflesso vogliono imparare ulteriormente e da febbraio in avanti andranno a fare altre attività. E rispettivamente abbiamo 2 apprendisti in formazione che verranno con noi direttamente a Lucera, a Lione. Abbiamo ancora un paio di consulenti che ci hanno dato una mano. Per il ghiaccio abbiamo avuto modo di ospitare una persona squisitissima, un novettino di 64 anni, che è stato qui 5 giorni, è venuto dalla California, è un giapponese, è uno dei migliori tagliatori del ghiaccio al mondo e ci ha dato l'anima, eravamo qui con Giuseppe questi giorni e veramente siamo stati molto contenti. Abbiamo altri consulenti esterni, abbiamo un supporto anche da parte economica della ditta STG. E rispettivamente abbiamo ancora un paio di personaggi che ci danno una mano. Uno è il papà anche di Riccardo, che è Paolo Mai, una figura in Italia molto conosciuta, e rispettivamente avremo alla fine del mese un'altra figura che è il signor Mario Romani, che è uno dei migliori aerografisti al mondo, perché dobbiamo ancora migliorare l'aspetto del colore. Quindi se abbiamo bisogno di qualcosa di specifico andiamo a chiedere a queste figure che ci sostengono, e Romani viene qui tutti gli anni, 2 o 3 giorni già per i nostri apprendisti, tiene dei corsi veramente di alto livello e quindi si mette a disposizione anche per dare qualche consiglio in merito. Avremo anche un elettricista, perché giocare fuori casa non vorremmo avere sorprese, quindi abbiamo già avuto modo di ospitarlo qui, abbiamo già discusso, dovremo ancora fare il piano delle necessità di energia, perché abbiamo diverse macchine e quindi dovremo gestirla con lui, e rispettivamente lui vedrà di installare tutto a seconda delle nostre necessità. Ecco, io mi fermerei qui, se non ci sono ulteriori domande lascio la parola adesso a Tiziano. Lione ha resti di pezzi di zucchero, a Lione non si può portare niente porto a parte lo zucchero cotto, se no bisogna fare tutto sul posto in 10 ore e devo usare le 3 tecniche dello zucchero, che sarebbe il colato, il soffiato e il tirato. Praticamente ti impongono il 50% del pezzo può essere colato in forme, ma il resto, l'altro 50%, deve essere fatto appunto manualmente, tirato, ad esempio i fiori o e soffiato. Nel frattempo che faccio il pezzo devo occuparmi della tremea al cioccolato. Tremea al cioccolato, anche lì c'è un'imposizione, deve essere il 50% di cioccolato, poi il resto dell'abbinamento dei gusti, quello possiamo scegliere noi. E deve essere, dopo lì abbiamo tutta la tempistica, ad esempio la tremea sarà il primo a uscire e ho il tempo 3 ore e mezzo da metterlo assieme e fare le creme, attaccarlo assieme, poi
che vada in degustazione, ma appunto l'importante della degustazione è che vada in temperatura giusta, non che vada in temperatura congelato o troppo caldo, anche tutti quei particolari lì bisogna controllarli. Quello è il mio compito. Dunque, la realizzazione che di cui mi occuperò io si tratta di una preparazione di cioccolato, totalmente in cioccolato. Come già anticipato prima, si tratta di una, diciamo, di una scultura, di una realizzazione che si sviluppa su circa un metro, anzi no, con la precisione di 1,25 m in altezza, che è l'altezza massima che è data da poter sfruttare. Il peso siamo circa sui 25 kg, quindi sicuramente trattandosi di un materiale come il cioccolato, dove possiamo da un lato contare su una certa stabilità e durezza della preparazione finita, questo fatto salvo dei giusti tempi e modi di corrette cristallizzazioni che non sempre nel contesto come quello si riescono a poter avere. Il materiale sì è solido, ma diventa difficile riuscire a spingersi con queste altezze e questi volumi, proprio perché il rischio è sempre quello che la realizzazione crolli sotto il suo peso, soprattutto perché l'idea è sempre quella di sviluppare delle geometrie o comunque dei volumi che diano una leggerezza e una linea di movimento. Quindi non parliamo di una pietra di cioccolato che è un cubo, partiamo da un materiale che è fluido, viene lavorato, viene modellato con varie tecniche. In questo caso abbiamo una parte della pietra che è stampata, una parte modellata, una parte sarà scolpita, una parte invece realizzata in modo più, diciamo, libero. Questo esercizio di stile, quindi di utilizzo di varie tecniche, varie metodologie di lavoro, verrà poi assemblato per questa preparazione, coinvolgendo più tipi di cioccolato, quindi abbiamo sia il latte, il bianco che il fondente, e poi c'è anche una parte cromatica che va a completare questa preparazione per dare da un lato delle differenti sensazioni proprio visive, perché avremo delle parti più opache, delle parti più lucide, delle parti setose o vellutate, ma c'è anche poi un aspetto proprio cromatico che va a completare e definire questa realizzazione. La difficoltà, appunto, come ripeto, sarà sicuramente quella di riuscire a lavorare un elemento fragile come il cioccolato, che necessita un rispetto rigoroso di quello che sono i tempi e i modi di utilizzo. Quindi il cioccolato ha queste fasi di temperaggio di suo utilizzo, dove si va veramente a lavorare su quello che sono i gradi centigradi nella precisione più totale. Lì c'è sicuramente anche una componente ambientale di temperature che non possiamo controllare, quindi potrà essere molto caldo o molto umido. Quindi veramente è un po' un ricercare un equilibrio che consente di arrivare nei tempi, nei modi, alla fine e presentare quella che è la mia preparazione. In parallelo a questo dovrò occuparmi della realizzazione del dolce gelato. Un dolce gelato che ha come filo conduttore quello della presenza della frutta, quindi quello un po' l'idea di fondo. Con anche un occhio a quello che sono i prodotti locali, li avremo un assemblarsi di più parti di varie densità, varie temperature, quindi parti più cremose, parti più fredde, quindi gelato, semifreddi, sorbetti, tutto assemblato in un unico dolce, che però deve avere sicuramente il presupposto di avere un'armonia nei gusti totale, un'armonia nelle strutture, quindi quando viene emozionato e presentato alla giuria, tutte questi inserimenti, queste strutture che troviamo nel dolce devono essere coordinate e armonizzate tra di loro, nel gusto, nel colore e anche nella struttura. Quindi il rispetto dei tempi che ci vengono imposti è proprio difficoltoso, perché bisogna arrivare al momento della presentazione del dolce con il dolce alla temperatura perfetta a cui può esprimere tutte le sue potenzialità di gusto e di struttura. Quindi un lavoro che si fa col cronometro alla mano, diciamo, sicuramente con l'orologio. Questo è quello di cui io mi occuperò, il cioccolato e gelato. Perfetto, deve durare 5 minuti, perché vado...